identificavo poi tutti questi frequentatori della casa di Indovino, di Salvatore Indovino. Vorrei soffermarmi su questo aspetto di questa abitazione, di questa magia, perché i racconti della Ghiribelli su questi riti, su queste riunioni, mi richiamarono alla memoria in particolare un verbale che avevo letto io nella prima lettura di tutti gli atti e che ho ripreso, ed è il verbale della signora Silvia. La signora il 9 luglio del 94, quindi quando sempre c'è in corso il dibattimento del processo Pacciani, si presentava alla questura per riferire un episodio che le era occorso anni prima, sicuramente prima del delitto dell'85, probabilmente nell'84. La signora faceva la decoratrice qui a Firenze, aveva il suo uomo là a Chiesa Nuova, che abitava da quelle parti. Lei in quegli anni, quindi anni 80-84, era alla ricerca di una casa da prendere in affitto in quei posti, tra San Casciano e Chiesa Nuova, e racconta, quindi nel luglio, 9 luglio 94, e dice in questa sede, il 9 luglio 94, che già nell'89 era andata in questura e l'aveva raccontato lo stesso fatto. Comunque il verbale che io trovo è del 9 luglio 94, racconta e cercava questa casa tra San Casciano e Chiesa Nuova. A un certo punto, nel girare per trovare una casa in affitto, vede un vendesi in un'abitazione là di via di Faltignano. Nota che in uno spiazzo di fronte a questa abitazione ci sono due uomini e si ferma a parlare con questi due uomini, chiedendo notizie di quella casa, se per caso, anziché venderla, era possibile prenderla in affitto, chi era il proprietario. Insomma, si è messa a parlare chiedendo notizie di quella casa, dicendo che a lei interessava molto andare in quella zona, eccetera. A che la colpisce che uno dei due le fa: è certo che se lei viene ad abitare qua, lei verrà ad abitare dal mago di San Casciano. Lei si mostra scettica su questo discorso di magia, e allora questa persona che asseriva poi di essere un mago, ed è l'indovino Salvatore, che purtroppo è morto nell'86, le fa tutto un discorso su come lui era capace di legare indissolubilmente una coppia di giovani fidanzati. Gli spiega tutta una procedura, una preparazione di filtri, una conoscenza preventiva che doveva avere sul luogo in cui la coppia si sarebbe appartata, che doveva essere un luogo all'aperto, un luogo in campagna, un luogo in macchina. Dovevano stare in macchina e lui avrebbe dovuto sapere in tempo antecedente e riservatamente, ad insaputa del ragazzo, dell'uomo, le indicazioni precise di questo posto per poter in quell'attimo legare indissolubilmente la coppia. Avrebbe dovuto sapere ad insaputa dell'uomo. Questo discorso aveva molto colpito la signora Silvia, alla luce del delitto dell'85, e aveva trovato un ragionevole collegamento tra il discorso fattole dal mago e le modalità esecutive del delitto dell'85. Ecco perché le era rimasto impresso quel racconto e aveva ritenuto di presentarsi alla polizia e raccontare nei dettagli quello che aveva appreso dal mago. Quell'abitazione via di Faltignano, che vorrei ricordare, l'abitazione frequentata anche dagli imputati proprio in quegli anni. Allora, praticamente si voleva trovare posto in casa in campagna e in quella zona, perché noi eravamo innamorati della zona verso Senese, e lui mi disse: guarda, la cosa migliore è passaparola, cioè fermarsi nelle botteghe, chiedere alle persone, perché è così che si trovava allora, oggi no, ma allora sì.
Allora, siccome lui stava a Spedaletto, io venivo dalla zona, diciamo, di Scandicci, per andare su a Spedaletto, io facevo da Chiesanova. Vado su, torno giù, vado su, un bel giorno nella casa poco prima del bivio, vedo due uomini fuori, era giorno, poi sai, allora io ero di un'incoscienza, me ne rendo conto, di un'incoscienza, fatto stesso abbia abitato a Mercatale in quella casa con i cinghiali che mi bussavano alla porta, insomma. Mi fermo con la macchina. E chi è? Cioè, uno dei due, che era quello più piccolo, che poi ho saputo chi era, entra subito in casa e rimane fuori il più giovane. Dico, guardi, non sia così, io sto cercando casa in questa zona. Siccome in questa casa d'angolo aveva un cartello vendesi. Dico, non è che per caso sapete se oltre a venderla l'affittano, perché io non potevo comprarmela. Ma dice, bisognerebbe sentire il proprietario che abita su, che era, ora non mi ricordo, insomma, marchese lì. Dice, bisognerebbe sentisse lui, così e così, perché in effetti la vendano. Disse, ma queste case sono tutte uguali, cioè fece un po' di domande. E questo che era fuori, che era il più giovane, che poi ho saputo essere quello di Prato, il famoso tizio di Prato. Ah, dice, guarda, dice, se torna qui c'è anche fortuna perché torna accanto al mago. Alt. Che io a ste robe non ci credo, non ci crederò mai, non ci ho mai creduto e non ci crederò mai. Però mi piace sentire fino a che punto, io sono una persona molto curiosa, per cui fino a che punto la gente è. Lasciamo, insomma, puntini puntini. Si comincia a parlare, questo tizio viene fuori, piccolino, che poi è il mago di San Casciano, il famoso mago Salvatore, non mi ricordo, indovino. E si comincia a parlare, lui dice, dice io in effetti dice, ho il potere di unire le coppie per sempre. Allora, tutta questa storia, nel momento del racconto, io non ci feci caso più di tanto. Fu dopo, ragionando su tutto quello che di idiota usciva sui giornali, che feci 2 più 2. Giornale, quindi durante il processo facciale. No, prima del processo Prima del Facciano. processo facciale. Cioè, di tutte le ricostruzioni che venivano fuori, tutto quanto, io ripensavo a questo dialogo e dicevo, c'è qualcosa di attinente per forza, perché questo disse: io ho questo potere di unire le coppie per sempre, perché faccio una sorta di stregone, lui non la chiamava stregone, come si dice? Magia. Di magia, bravo. Allora, la ragazza doveva portare la foto del ragazzo, stabilire la sera in cui si sarebbero appartati con la macchina nella campagna, dire a lui il numero di targa, Lui mago. esatto, il numero di targa e il posto, quindi giorno, ora, numero di targa e luogo. Perfetto. A quel punto però non era solo questo. Prima la ragazza doveva sottoporsi praticamente a una cosa, perché lei doveva dare al ragazzo una sorta di infuso con il caffè. Questo infuso veniva fatto dai peli di pube, che lui stesso doveva togliere. Questo è il racconto. Nel fare tutto questo, quando arrivò questa storia dei peli di pube, a me mi saltò il cervello, mi disse, guarda, mi chiedo solo se mi fa vedere la casa, mi porta dentro casa, incosciente ancora di più, vabbè, lasciamo perdere. Si gira tutta casa, a un certo punto c'era una porta e mi dice, no, quella non gliela posso far vedere, punto. Vabbè, tanto non è che mi interessasse più di tanto, perché comunque del casolare era la prima parte che veniva venduta. Salvatore Indovino, che impressione le dette? Cioè, Viscido, ma era come tutti i maghi. una persona distinta, No, 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 no. dimesso. Allora, Salvatore Indovino è un ometto piuttosto piccolo. L'altro che mi disse appunto, perché io gli dissi, ma perché lei abita qua? Dice, no, io sto a Prato, era molto più giovane di Salvatore Indovino, più alto.
uomo messo. Com'era messa questa casa? La casa Dentro? dentro, fuori? No, No, casolare. 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 C'era questa ampia stanza, c'era questo grande tavolo, ma come i casolari di una volta, capito? Nella casa di Indovino vede anche altre persone, bambini, No, donne. no, C'erano solamente loro due. c'era Era assolutamente nessuno. infrasettimanale o era fine settimana, pomeriggio, mattina? No, era pomeriggio tardi. Perché io andavo sul ospedaletto sul pomeriggio tardi. Quando poi sono successe tutte le cose e sono state tutte le ricostruzioni del caso, a me che poi dopo ho abitato appunto a Mercatale, quindi durante il processo Pacciani ragionavo su questa cosa, dicevo, non è che uno esce, allora prima di tutto è il soggetto. Non è che uno esce di casa e dice, oh, stasera dove vado a parare? Lì. Guarda che caso, c'è un colpo di culo che proprio lì trovi esattamente quello che vuoi, la macchina, le due persone. Però ragionavo dentro di me. Se uno c'ha già indicazione dove, come, quando, il numero di targa, la foto di lui, veniva sparato prima a lui, e lì era andare a colpo sicuro. In più il fatto di avere tutti questi dettagli del giorno esatto e il posto esatto, quindi erano andare a colpire a posto sicuro. Poi c'era il fatto comunque del pube, che se lui vedeva perché doveva sportare questi peli per fare questo infuso, ovviamente aveva già anche l'idea della parte. Quando io feci tutta questa ricostruzione, un po' ero Questo titubante, nell'89? e questo io lo. La deposizione mi sembra di averla fatta dopo la coppia dei francesi, Quindi perché io andavo a 85. spedaletto sempre lì e mio compagno era tornato prima e mi aveva detto, dice, sai, dice, io ho visto così e così, ho visto una moto appoggiata e venne fuori dopo che c'era stato, io ci passavo, c'erano baldacchini, c'erano, cioè, vabbè, lasciamo perdere cosa non è stato fatto in quel punto. Ma la Nel... moto che vide, che moto era? Era una moto rossa, perché poi il mio compagno era un appassionato di moto, per cui ci aveva fatto caso, anche perché lui era dal 70 che abitava lì e che faceva la strada, quindi le cose le vedeva a Nei colpo giorni d'occhio. precedenti l'omicidio vedeva? No, no, la La sera sera, stessa, la sera venerdì, stessa. sabato, Eh domenica. sì, perché lui in pratica tornò il sabato perché era stato fuori a fare un lavoro. Insomma, ora certi dettagli ovviamente a me sono sfuggiti, anche perché è stato il dopo, e io le dicevo a lui, che faccio? Ci vado? Ti va a mettere in un casino, però sapendo il mio carattere mi disse intanto lo farai sicuramente. E infatti alla fine decisi di andare alla squadra antimostro e fare sta deposizione. E si arriva al discorso Pacciani, io vado su tutte le furie, anche perché avevo visto che questa casa poi, dopo la morte del coso lì, Salvatore dell'Indovino, Indovino. era stata acquistata e rasa al suolo, quindi dissi, ahimè, addio. Quando Patatrac. vedi le ruspe passare di sopra la casa mi venne male, mi venne male. La casa era